quel momento è finalmente arrivato, ragazzi. Il momento che aspettiamo da 2 mesi, quando è iniziato questo torneo dell'Italia, la città migliore d'Italia. E adesso, l'ultima volta che abbiamo finito, siamo rimasti con soltanto 4. Ho aspettato così tanto perché i risultati erano veramente vicinissimi, che secondo me c'era bisogno di più tempo per distinguere le città, perché erano troppo vicine. Ma comunque adesso riveliamo i risultati di questo torneo per scoprire la città migliore d'Italia secondo voi italiani. Allora, quindi in questa partita, Firenze contro Verona, potete indovinare già chi ha vinto questa partita, perché solo in questa partita i risultati non erano vicinissimi. E ha vinto, come sapete, Firenze con 68.5% del voto. Quindi Verona, you fought a good fight, Verona. Però mi dispiace, Firenze è un potere troppo grosso per te. Firenze andrà avanti contro il vincitore di questa partita, Milano e Venezia. Addirittura pure questa partita non era così vicina come i risultati, e ha vinto Venezia contro Milano. Quindi Milano, anche tu hai litigato una bella litigata, però sei stato eliminato questa volta. Ragazzi, facciamo anche una partita del third place. Quindi avete votato tra Milano e Verona, e ha vinto Milano, 48.9% del voto, Milano contro Verona. Quindi Verona, niente medaglia per te. Ma comunque, Milano, tu hai ricevuto una medaglia di bronzo, non so come si dice, bronze medal per Milano. Ragazzi, diamo una mano a Milano, bravi. Però adesso siamo finalmente arrivati al campione. L'ultima partita di questo torneo, il momento che aspettiamo da quando questo torneo è iniziato. Allora, ragazzi, c'è stato... c'è stata Firenze e Venezia. E devo dire, ragazzi, era questa la partita che dovevo allungare questo processo. Dopo aver controllato tutti i giorni per tipo 2 settimane, i risultati erano ancora così vicini, con tipo 50 voti di differenza, che dovevo aspettare per vedere una distinzione di queste città. E ho aspettato un bel mese e finalmente ho detto: ok, i risultati non stanno più cambiando, questa città sta vincendo, anche se per poco, ma sta sempre vincendo. Quindi, ragazzi, adesso vi dico che città ha vinto. Allora, drum roll. Tra Firenze e Venezia ha vinto complimenti, congratulazioni a Venezia, sei la città migliore d'Italia. So che non siete in tanti che venite da Venezia, ma comunque, se sei veneziano o veneziana, ce l'hai fatta, hai vinto, hai battuto Firenze per pochissimo. Come potete vedere, soltanto 47% ha votato Venezia e 45.3% ha votato Firenze. Quindi per questo potete capire perché ho aspettato di rilevare questi risultati. Ma comunque, ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato nel mio torneo delle città italiane. Spero che vi sia piaciuto
E ragazzi, per il prossimo sondaggio che ho per voi ci dobbiamo pensare. Ma ragazzi, è stato un piacere fare questo. Complimenti e congratulazioni a Venezia, sia una città bellissima in cui io sono stato 3 volte diverse. È stato un piacere a tutti i veneziani, bravissimi, anche i firenzini, fiorentini, siete stati bravi. Ci vediamo alla prossima. Peace.